Sì, voi in questi ritrovetti così. A suonare. Ecco, a suonare, e al centro anziani di Campiglia vai a suonare, vai, porti la tua fisarmonica? Sì. Senti, quanti anni hai tu? 76. 76, pochini, eh? Sei un bambino, vicino a quelli che ora vedremo, 106 anni. Purtroppo. Sei un bambino. Senti, e la fisarmonica l'hai sempre suonata fin da giovane? Fin da giovane, sì. È vero che è lo strumento più bello? A me mi piace, piace molto, ecco. Lo credo. Se non l'avrei, guardi, ho delle mani tutto un po'... l'avrei lasciata. Invece cosa c'ha? I dolori reumatici? Non so, vede, ma... Ti si deformano un pochino? Un po' deformate, purtroppo. Purtroppo. Quelle suonate che facevo una volta, forse molto difficili. Non lo so, ora. Non ce la fai più. Ma noi ci piacerai senz'altro anche queste suonate. Grazie. Semplici. Io adoro la fisarmonica perché in un paese non può mancare il fisarmonicista. Tra l'altro so che c'è anche il cantante. Tu hai anche un cantante, vero? Cantantino di occasione. Un cantantino. Scusate, non so come... Eccola. È un cantantino d'occasione. Sì, che sì. Vuol dire cantantino d'occasione? E così nell'occasione che è piccole... Ha capito, mica posso chiamarmi pomposamente cantante. Insomma, però lì quando fate le feste lì nel centro, tu canti. Sì. E quanti anni hai, cantantino giovane? Pochi. Pochi? Fra 22 anni ne ho 100. Aspetti 22 anni, vuoi arrivare a 100 come i tuoi compagni, che ora vedremo tra un po'. Ne hai, insomma, praticamente, allora avresti detto... 78. 78. Che Dio vi benedica, siete eccezionali. E questa bella signora chi è? Me la presenti tu? È mia moglie. Ah, è tua moglie. Sì, da quanto tempo siete sposati? 2 anni e mezzo circa. 2 anni? E mezzo circa, sì. Ma come mai vi siete... Ma così, eravate... Così ci siamo trovati perché lei era vedova e io ero vedovo. Ci siamo trovati e ci siamo voluti bene. Sì, che bella questa storia. È nata lì nel centro, storia d'amore. Sì. Tu puoi parlare al microfono, eh? Dimmi. No, ma siamo cresciuti quasi insieme, ci conoscevamo da ragazzini per questo. Tu quanti anni hai? Io ho 74. 74? No, guardate che bella faccia, che fresca, che giovane che è, 74. Se li porta bene tua moglie, eh? Le lascia tutti a casa. Le lascia tutti a casa, mi lascia, davvero. Non vede che tu fai grande cantico, ma lei, tutta in tacchi alti, l'ho vista, c'ha delle scarpette. Ha tutte le fortune. Senti, e tu da quanto tempo sei vedova, eri vedova? Lei è tanto da vedova, dal 58. Dal 58? Cioè, dal 58, quindi tantissimi anni. Tantissimi anni, sì. Non si sente poco? Tantissimi anni. Senti, come hai deciso poi di sposarti? Ho deciso perché passando gli anni stavo lì sola, le figliole l'ho tutte lontana. E allora stando a Campiglia, poi bene. Insomma, sì, ci si conosceva, gliel'ho detto e ci si voleva bene, allora. Ma lui ti ha pensato... corteggiato? Sì, sempre. Sì, da quanto che ti corteggia lui? Da ragazzina. La ragazzina, sì. E allora pure quando era sposata, insomma, ti garbava? No, non ci pensavi più dopo? Ah, no, in ogni modo ne si è avuto sempre una certa confidenza, amicizia, così. Sì, cioè. E lei era sposata, però, sei figlie, quante 3 figlie, vero? Cioè, 4 figlie e un sacco di nipoti, vero? 9 nipoti. E 9 complimenti. Io invece ho 3 figli e 4 nipoti. Che bello questo. E quindi, insomma, l'hai continuata, ha ripresa a ricorteggiarla alla grande. Da un paio di... L'occasione ci ha favorito. Guarda un po' che bella cosa, sto paese, ma che ci sarà in questo paese. Bene, io ormai presento tutti gli anziani, poi vengo, volevo fare l'incontrario, venire da voi, ma ormai lei c'ha il microfono. Chi è lei? Io sono Bensì Idolo. Idolo? Idolo, sì. Che nome Idolo, non è poco chiamarsi Idolo delle donne, sei stato? È stato un nome un po' Isolo. Sbagliato. Idolo? Idolo, sì. È stato un nome un po' sbagliato perché mio povero babbo sembrava che mi voleva chiamare Terzo, perché ero il Terzo. Sì. E invece poi lì il nome del padrino. Ah. È andato avanti il nome del padrino. Ah, il tuo padrino? Idolo. Si chiamava Idolo? No. Mi aveva messo Idolo. Sì,
Ha detto manteniamo idolo. È andato avanti il nome. Ma ti ha portato bene, sei stato un idolo, le donne ti hanno cercato, ma sei stato un esempio. Non mi lamento, non mi lamento. Non te lamenti, perché poi c'ha due occhioni. La salute mi è mancata, la salute non c'è male. Carino. Senti, quanti anni hai tu? Io sono 67. Ah, tu sei un bambino? Il 18 di settembre. Per quello che sei un bambino, 67 anni, figurati. Tu sei sposato? Due figli. Due figli? C'avevo una nipotina. Bene. Della femmina, il maschio ancora giovanotto. Bene, che cosa ne pensate di questo, di questi centenari nel vostro paese? Cosa ne pensi tu, mettiamo? Speri di arrivare a 100 anni? Io speravo, dice, bisogna sperare poco. Per voler che le cose riescano bene, bisogna seguire a vivere. E non spera tanto? E non spera tanto, perché dice, a volerle non vengono, allora come si fa? Bene, poi abbiamo, lui è? Fanetti Livio. Quanti anni Fanetti Livio? 72. Madonna, sembrano ragazzini, guardate il Livio qua, un ragazzino, 72 anni. 72 anni. Sei sempre sposato, c'è la tua signora? Sì, sto sposato, la mia figlia. Cioè, capito, sembrano ragazzini questi settantenni, incredibile, facce fredde. Che pensi che sia l'aria lì del vostro paese? Ma, la quiete? Lo so, lì aria, quiete, acqua buona c'è. E amore, mi pare che vi volete tutti bene, che siete molto uniti, abbastanza, no? Abbastanza, sì. E poi c'è uno che è un amore, questo accanto a me, è troppo tenero, l'ho voluto accanto a me perché mi ricorda il mio papà. Che c'è? Chi sei tu? Generali Gabriello. Generali Gabriello. Gabriello, generali. Ti chiami generale di cognome? Di cognome. Gabriello, bellissimo questo nome e cognome. Gabriello, è bellissimo come te. Come sai che sei ancora molto bello? E lo sento. Come lo senti? Che vuol dire che lo senti? Che piaci ancora alle donne, alle ragazze. Sono vedovo. Sei vedovo? Ah, vive in grazia di Dio, signora. Che vuol dire vivere in grazia di Dio? È un uomo bravo, affettuoso, è stato sempre con la famiglia, con i nipoti, con tutti, buono, con la figlia. E anche ora che è vedovo, tutti i giorni va a trovare la moglie al cimitero. Va a trovare la sua moglie tutte le sere. Da quanto tempo sei vedovo? Dall'86. Ah, diversi anni. E tutte le sere vai a trovare la tua moglie al cimitero? Sì, ci può sempre. Sempre? È un dovere, no? Certo. Vi siete amati molto? Sì, parecchio. Parecchio. Quanti figli avete? Una. Ah, una figlia sola hai? E c'ha dei nipoti? C'ho due nipoti. E quindi vivi con tua figlia? No, io, sì, siamo vicini. Vicini. Però io sto solo. Indipendente? In casa mia. Sei in casa tua? Sì. E ti fai pure da mangiare? Da mangiare me lo fa da me. Quanti anni hai detto, mi ripeti? 86. 86, sembra che dica 35. 86. È bello, dite la verità, che è bello, 86. Veramente lui. 80. Ti fai da mangiare? Che fai da mangiare? Al secondo, pasta asciutta, minestra, poi qualche pochino di brodo. Pochino di brodo? Sì. E c'hai l'orto? No, vai niente, tutto a comprare al negozio? Niente, va a comprare al negozio. Sì, neanche, cioè neanche gli odori fuori iniziano no, a dire. No, non ce l'ho, ce le tiene da mia figliola tante volte, ma si comprano. Ma si fa prima, Tanto si fa prima. Ti credo, e sei tenerissimo. Allora ti fai un po' di brodo, sì. Poi mangi anche il lesso? No, lesso non mangio. E perché lo mangi? Perché lo digerisco poco. Ho capito. Quindi il lesso si digerisce poco. È vero, è pesante il lesso. Ecco, e quindi tu ti fai o un primo o un secondo, non mangi mai primo e secondo? La sera mai il secondo. Poi una di minestra e basta, o secondo il latte. O latte? Sì. E invece il giorno fai il primo e il secondo? Il primo e il secondo, poco pane mangio però. Poco pane? Poco. Tante volte che compro un panettino di mezzo chilo, mi basta anche 8 giorni. Tenero, troppo bellissimo. Ah, dunque, però voglio, dobbiamo già dare la linea alla regia per la pubblicità, però ormai finisco di presentarvi. Tu sei? Gasconi Milva. Milva, te sei una bambina, non mi dire che c'hai una due. Quanti anni hai? Io ce ne ho 69. È per quello che mi sembra una bambina, sì, una bella ragazza. Io mi mantengo sempre in attività. Sì. Sei io, sposata? Io sono vedova da 7 anni. Da 7 anni? E tu non hai trovato di nuovo la tua anima gemella? No, la mia anima gemella no. Non l'ho trovata più. Non l'hai trovata più? No.
Io mi occupo piuttosto delle faccende di aiutare un pochino qualche anziano. Vai lì al centro anziani, lì al centro. Anche nel centro anziani, ma proprio che mi dedico, ci so qualche vecchietto a fargli un po' di compagnia, un po'. E poi mi dedico all'orto, a tutte le faccende. Ai fiori. Ai fiori, a tutto quello che si può lavorare. Ho lavorato una vita e mi mantengo sempre bene. Bravissima. In attività così. Mangi poco, scommetto? Io mangio e bevo. Non mangi poco, mangi e beve. Questo del bere, poi mi direte chi bevete tutti un goccino ai pasti. No, goccino ai pasti. Il bicchiere ai pasti, sì, come no. Certo. Lei chi è? Tu chi sei, anzi? Alfio Renti. Alfio? Lenti. Lenti. Come occhiali, come... Come le lenti, come che le porto lenti. Sempre io. E quanti anni hai tu? 67. Ma qui la parte dei bambini, eh? 67, sì. 67. E questa bella signora qua, com'è? Chi è? Si chiama Rossi Giuseppa. Giuseppa? Sì. Come sei carina. Mm, sì. Quanti anni hai, Giuseppa? 63. 60. 73. Mi sono sbagliata, scusa. Te non scherzi, te l'hai 10 anni, eh? Ed è proprio... guardi, 10 anni sei levata. E ho sbagliato. 73, sì. Che Dio ti benedica. Grazie. E con questa immagine noi diamo la linea... Mi alzo, la linea alla regia. Tornate tra noi a tra poco perché dobbiamo farvi vedere delle cose e sentire importantissime.